Città dopo città l'esercito siriano sta riprendendo il controllo della provincia di Idlib, ultima roccaforte ribelle a coronamento di 9 anni di guerra. Il villaggio di Sarakib è quello che oppone la più strenua resistenza, per giorni al centro di intensi scontri ed ultimo ad aprirsi all'esercito, che peraltro, si legge in alcuni rapporti, pare non controllare ancora l'intera zona. Mentre il regime prende piede, i residenti si riversano in Turchia sperando di sfuggire a bombe e proiettili. Lunghe file di auto con a bordo intere famiglie attendono il proprio turno per passare il confine. L'offensiva siriana per riconquistare le aree detenute dai ribelli nel nord-ovest del paese ha causato una vera e propria crisi umanitaria, con oltre 580.000 civili in fuga dalle loro case negli ultimi 2 mesi. Ciò nonostante, i ribelli resistono rimanendo ottimisti. Oggi stiamo bruciando pneumatici per la guerra che sta colpendo la città di Binnish, dice questo residente. I russi e gli americani vogliono venire tutti qui, ma qui non hanno nulla. Lasciateli venire e noi li calpesteremo uno dopo l'altro. Li bruceremo assieme a queste gomme. Proprio in questo modo, se si avvicineranno alla città di Idlib o da queste parti. Dio è grande, più grande di ogni oppressore. Intanto crescono le tensioni diplomatiche tra Ankara, che sostiene i ribelli, e Mosca, che appoggia invece Damasco. La Turchia ha inviato nuovi rinforzi armati, minacciando di usare la forza per costringere le truppe siriane a ritirarsi entro la fine del mese. La Russia, invece, si professa preoccupata per i gruppi ribelli di Idlib e la loro attività. Mentre da entrambe le parti si potrebbero avviare nuovi colloqui per ridurre l'attrito nei prossimi giorni, le truppe di Assad continuano a bombardare la periferia della città di Idlib.